di fronte a queste entità, non è né giusto né possibile né ammissibile che siano i comuni a dover tagliare i servizi e mettere mano ai propri bilanci. Nel senso che in ogni caso sono costi talmente elevati che anche mettendo mano a un taglio di servizi i comuni non riuscirebbero comunque a far fronte. Io credo e lo crediamo fermamente, come dicevo prima, come Alleanza Verdi di Sinistra, che la tassazione sugli extra profitti e quindi su queste speculazioni finanziarie debba essere del 100% e questi soldi devono essere utilizzati per abbassare le bollette dei cittadini, delle imprese e evidentemente anche degli enti locali. Non c'è soluzione, non è che si può dire spegniamo il riscaldamento in una casa di riposo oppure mandiamo i ragazzini a scuola e spegniamo il riscaldamento oppure in un ospedale noi togliamo la luce e togliamo l'energia elettrica nei pronti soccorsi e nelle sale operatorie. Cioè, l'unico metodo che c'è oggi in questo momento è quello di mettere mano al portafoglio, che lo Stato metta mano al portafoglio e che in qualche modo concorra a calmierare i prezzi e renderli affrontabili in modo che le aziende non siano non competitive e i servizi non vengano tagliati.